si è chiusa. Ieri sera la Nations League 2021 si è chiusa con il trionfo della Francia in questa seconda edizione dopo la vittoria del Portogallo di un paio d'anni fa. Sono i transalpini ad imporsi in questa seconda edizione, con la vittoria in finale sulla Spagna per 2-1. È stata una bella finale, è stata una bella finale intensa, giocata comunque soprattutto nel secondo tempo a viso aperto, ma anche nel primo tempo abbiamo visto due squadre dallo stile di gioco, dalle filosofie differenti, studiarsi comunque in maniera molto affascinante, molto interessante, fra due allenatori anche dalle filosofie piuttosto discordanti, l'organico, l'orchestra perfetta di giovani messa a sistema da Luis Enrique, cresciuta notevolmente a mio parere rispetto agli europei, rispetto già alla partita con l'Italia e anche degli europei. È una Spagna molto più consapevole, che ha fatto dei passi in avanti palpabili in questa fase post rassegna continentale. E poi i solisti, i campioni fuori classe della Francia, che hanno fatto la differenza anche ieri sera, dopo averla fatta nella bellissima semifinale contro il Belgio. Anche ieri sera abbiamo visto veramente quanto avere in squadra campionissimi del calibro della squadra transalpina che praticamente nessun'altra nazionale può mettere in campo, chiaramente possono fare la differenza. Abbiamo visto davvero la qualità e il potenziale che questa nazionale può esprimere. Forse ancora, nonostante il mondiale vinto nel 2018, ancora non abbiamo visto la Francia esprimersi al 100% del suo potenziale, lo abbiamo visto soltanto a tratti, non lo stiamo vedendo con costanza. Tanto prima di cominciare ad analizzare la partita un pochino più in profondità, direi che la RAI ha fatto un grandissimo colpo. Complimenti alla RAI, perché quando vanno fatti, perché la coppia Bizzotto Adani veramente tanta roba, per me è superiore anche a Trevisani e Adani, una coppia molto eterogenea per certi versi, molto però ordinata, allo stesso tempo scientifica ed enfatica, che hanno saputo veramente mettere a sistema e organizzare una telecronaca veramente molto bella da seguire, ricca di contenuti, ricca di concetti, ricca di competenza da parte di entrambi. Complimenti, e io non capisco perché Bizzotto non possa fare il telecronista della nazionale e se preferisca mettere Alberto Rimedio, che francamente, ragazzi, Alberto Rimedio, a parte la mancanza secondo me anche di professionalità, soprattutto quando commenta la nazionale, troppo anche coinvolto all'interno di quelle che sono le dinamiche, di quelle che sono le vicende della nazionale, quindi assolutamente anche a volte pecca di dare dei giudizi poco oggettivi secondo me. Il Bizzotto invece secondo me è uno che davvero potrebbe commentare la nazionale e darci un servizio molto più apprezzabile. Comunque, a parte questa introduzione iniziale, è stata veramente una partita appunto molto intensa, perché in Nations League manca anche un po' di tensione che magari vediamo in altre competizioni, e di conseguenza le squadre giocano in maniera molto libera, a propria briglia sciolta, e di conseguenza le partite vengono fuori molto spettacolari. Ieri sera veramente
abbiamo visto una capacità che la Francia forse in passato ancora non avevamo visto, ossia la capacità della Francia di saper soffrire e di saper reagire. Perché anche se non è una Francia che appunto si esprime al 100% del suo potenziale, non esprime un gioco organico, bello, che dà all'occhio magari come quello della Spagna, davvero abbiamo visto una Francia che ha grande carattere. L'abbiamo visto col Belgio, l'abbiamo visto ieri sera. Quando prende un cazzotto sa rialzarsi e sa ribaltare e piegare a sé la partita, con un gol pazzesco da parte di Karim Benzema. Io non capisco come questo attaccante possa stare fuori dalla nazionale. Voi pensate che la Francia è diventata campione del mondo senza il numero 9 più forte probabilmente del mondo, più tecnico, più completo a livello mondiale. Veramente non vedo come possa fare a meno di un giocatore di questo tipo, perché davvero è un elemento indispensabile da tutti i punti di vista, per quello che dà e per il contributo che dà, e poi per la forza veramente che ha questo giocatore, che veramente ti risolve le partite quasi da solo. E poi Mbappé che non è che abbia giocato una partita trascendentale, però si è fatto trovare al momento giusto, in un momento estremamente importante, quindi bravo. Una Spagna invece che sì, ha un gioco spettacolare, ha un gioco appunto bello, perché davvero non buttano via un pallone, un gioco molto collaudato, però a volte manca un po' anche la responsabilità di forzare la giocata, di provare magari un tiro da fuori, trovare una soluzione. Tante volte è un gioco sì collaudato, però che manca, pecca un po' nella finalizzazione. Ha segnato un grande gol Oyarzabal, però è stata l'unica azione proprio verticale, non è stata un'azione corale che ha portato al gol la Spagna. Tante azioni corali che potrebbero concludersi meglio e che invece tante volte non riesce la nazionale spagnola a venirne a capo. Però Luis Enrique ha veramente costruito un organico e una squadra che qualsiasi interprete metti dentro, vai, caschi nel modo giusto e vai ad ottenere più o meno lo stesso effetto, perché tanti erano giocatori diversi rispetto a quelli che avevano giocato all'Europeo, e seppure cambi quei 3, 4, 5 elementi, l'effetto rimane lo stesso. Per me poi è stato premiato meritatamente Busquets come giocatore migliore di questa Final Four, perché davvero è un giocatore pazzesco Busquets, che anche in queste due partite, sì, a parte qualche errore, però davvero partite di una sostanza, di una presenza, è indispensabile Sergio Busquets per qualsiasi squadra. È veramente un organizzatore di gioco che sfiora alla perfezione. Difficilmente si avranno centrocampisti di quelle caratteristiche, di questa efficienza, di Sergio Busquets. Ancora una volta veramente ha dimostrato tutto il suo valore. Poi c'è stata la finale del terzo posto, che io ho visto pochissimo perché era commentare la Parigi Tour, però è stata comunque una finale giocata bene dall'Italia, e io magari avrei un pochino osato di più, qualche turnazione in più, visto che alla fine era una specie di amichevole per le biglieri. Importante il fatto di essere ripartiti comunque con una vittoria e di essere riusciti a portare a casa questa partita, per scacciare subito anche brutti pensieri che potevano venire dopo la brutta sconfitta contro la Spagna. Era importante cercare di resettare subito e comunque di rimettere le cose a posto con un risultato positivo.
po' d'amarezza magari per come è andata questa Nations League, però in ogni caso appunto bilancio in generale non può che essere positivo per questi, per questa gestione Mancini, che possa andare avanti nel modo migliore. Concordo con il commento che è arrivato l'altro giorno, che deve cercare comunque di introdurre anche nuovi elementi per Qatar 2022. Non ci si può limitare a riportare quelli che ci hanno fatto vincere l'europeo, ma deve cercare di essere anche aperto al futuro, cercare di avere qualche intuizione come hai avuto con Zaniolo in passato, e cercare magari di portare soprattutto a livello di zone offensive, di centravanti, qualche giovane interessante che ti possa dare una mano e che possa rappresentare il centravanti titolare della nazionale italiana, visto che Immobile e Belotti non hanno dato risposte adeguate in questi tempi, e di conseguenza bisogna cercare fra Luca, Scamacca, Raspadori, Ken, comunque di tirar fuori un centravanti adeguato per il futuro della nazionale italiana. Fatemi un po' sapere cosa ne pensate, però bisogna cercare di introdurre qualche nuovo elemento. Non si può vivere sul passato, non si può vivere di ricordi, ma bisogna andare avanti e bisogna cercare di non farsi ingannare anche dall'europeo. Bisogna avere il coraggio di non apportare delle rivoluzioni, ma comunque di qualche cambio che ti può poi portare benefici, perché hai uno sguardo sul futuro e vai ad innestare appunto qualche nuovo elemento nel gruppo, che te lo può ancora più completare, ti può far rendere esempio una nazionale più organizzata e più completa di quella che è adesso, perché te hai vinto un europeo praticamente senza una punta. Insomma, adesso bisogna cercare, arrivi agli europei, al mondiale con una fase offensiva un pochino più organizzata, dove ci siano delle certezze in più. A questo punto, ragazzi, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Insomma, è stata veramente una bella Final Four di grande qualità, abbiamo visto delle belle partite in questa Nations League, è una competizione che la UEFA deve continuare a promuovere, comunque meglio degli amichevoli, comunque una competizione che mette in palio un trofeo, che mette in palio comunque invece che amichevoli, comunque mette in palio punti leader per il ranking FIFA. Sono partite che sono competitive e di conseguenza ti danno delle indicazioni, ti danno delle sensazioni da partita appunto che ha una competizione, non partite che sono soltanto amichevoli alla fine a se stessi. Quindi veramente più si riduce le amichevoli, per me quella nazionale meglio è, più si vede competizione, più si vede spettacolo, più ci divertiamo noi. E a questo punto, arrivederci, ragazzi, al prossimo video.